In rete si sta parlando di come qualcuno vorrebbe skippare Arlecchino, perché la pronuncia italiana non esiste, quindi Arlecchino, ma si pronuncia Arlecchino. E perché molte persone vogliono skippare questo personaggio? Perché secondo qualcuno, essenzialmente molte persone non sono interessate a questo PG, cosa che se mi permetti non ha assolutamente senso. Però dato che ne parla content creator grande, allora bisogna dare assolutamente peso a quello che lui ha da dire. E preambolo anche di questo, dato che in passato, insomma qualche giorno fa, ho pubblicato un video dove andavo a criticare una persona, ora alcune persone potrebbero dirmi: guarda che quello è facile contenuto, tra virgolette, nel senso che ti basta prendere qualcosina fatto da altre persone e finisce là. Non mi piace fare questo genere di cose, preferisco produrre qualcosina di mio, non di stare qua a lamentarmi. Però mi hanno mandato questo video, diverse persone, in privato, e molte persone mi hanno detto: guarda, non condividono quello che il signorino ha detto. Cosa che io è una vita che parlo male di questo personaggio, di questo clown in rete. Quindi, cioè, non è una meraviglia, appunto, per me parlarne male. Ma dato che è una cosa che puoi letteralmente smentire in 3 secondi, almeno per il punto principale, poi non so di quello che va a dire appunto all'interno del video. Allora ti dico: guarda, diamoci un'occhiata. Prenderò come sempre gli highlights e poi nel caso arriverà un video su YouTube, non lo so. Anche perché giusto per, magari qualcuno interessato, non ho ricevuto né minacce di morte, né commenti così tanto negativi, né persone che hanno segnalato il video passato dove commentavo alcune opinioni piuttosto strampalate di Jul, né tantomeno ho perso chissà quanti iscritti. Quindi non lo so, evidentemente le cose che ho detto all'interno di quel video forse non erano così tanto sbagliate. E in ogni caso forse non aveva senso farsi tutti questi problemi nel rilasciare quel contenuto. Io non ne ho idea, eh. Semplicemente ti ripeto, quel video mi aveva triggerato e ne ho parlato, ma non sarà una costante. Adesso parliamo di questo, ma non è che ogni 3x2 mi vedrai fare questo genere di cose. Non mi piace, appunto. Quindi vediamo di che cosa si tratta e poi vediamo se pubblicare il tutto, se arriveranno gli highlights e tutto il resto. Allora, di chi diavolo sto parlando? Sto parlando del tizio pelato più clown che c'è nella community internazionale di Genshin Impact, ovvero del signorino Tecton, un clown vivente, una persona che ha letteralmente speso più di 100.000 danari all'interno di Genshin Impact, e lui ha abbandonato il gioco, abbandonato tra virgolette, nonostante ci fa video ogni 3x2, ed è diventato un meme vivente, sempre al centro del dramma. Ti basta pensare che se vai a vedere i suoi video sul suo canale Hi Jack, good YouTube, morning. essenzialmente nel periodo migliore faceva milionate di views, milionate di views. Cioè, guarda, guarda, guarda quanti video idiotici sono. Mentre invece ora per ogni video che va a rilasciare è tanto se riesce ad arrivare ad 80.000-100.000 views. Ma questo non è una cosina così tanto particolare, semplicemente perché quando hai talmente tanto pubblico che ti segue, neanche te ne frega di fare contenuti originali. E appunto di che cavolo andiamo a parlare? Stasera andiamo a parlare di perché i giocatori non sono eccitati per Arlecchino, ovvero non sono interessati a questo personaggio. Because I just kind of just want people's thoughts, because I'm feeling a little bit, I'm feeling a little bit confused here. In case you guys don't know, the 4.6 live stream just happened for the Genshin Impact dev live stream. Arlecchino was announced. Arlecchino, eh? Mai che la pronuncia sia corretta. Tant'è vero che lo dicono anche nel doppiaggio inglese, eh? Persino nel 3, ma Arlecchino vince. Arlecchino vince. Now, I'm letting you guys know, I will be going back to Genshin Impact. I'm going to be doing the 4.2 story quest very soon, and E I'll probably be praticamente doing. lui qua ti sta dicendo: voglio tornare a giocare a Genshin Impact perché aveva lasciato a metà la quest della 4.2. Permettimi, è una cosa assolutamente cringe questa, perché immagina giocare la quest di Fontaine, l'Arkhon Quest, arrivare al punto finale di questa Arkhon Quest e non giocarlo per mesi. Questo lo fai se il contenuto non ti interessa, perché sai che quando tornerai a giocarci avrai più persone che ti seguiranno, appunto perché vedranno qualcosina di decente. Perché ti ripeto, se non hai abbandonato l'Arkhon Quest di Fontaine nelle prime fasi, forse perché ti serve un pochino più di contenuto, eh? Giusto per, giusto per.
But I was watching the 4.6 live stream, and I want to kind of take you back, because in case you guys don't know, I quit Genshin Impact, and I just, you know, I used to be full-time Genshin Impact content creation, full-time Genshin Impact player, and I quit for the... Sì, che poi pure qua, permettimi, ho un po' di problematiche con queste cose che va a dire, perché definirsi un creator su Genshin Impact e pubblicare cagate... o un creatore di contenuti, giocatore, tutto quello che vuoi, dove l'unica cosa che tu fai del gioco che è rilevante è buttare migliaia e migliaia di euro, dollari, permettimi, cioè, è un pochino strana come cosa, no? Quindi non so quanto posso prendere seriamente a tutti gli effetti questa idea del fatto che, guarda, eri un creator su Genshin Impact, cioè, che poi certo definire creator è un pochino, insomma, qualsiasi persona può essere un creator su un gioco, che sia ufficiale o meno, però appunto se la cosa che tu vai a pubblicare è per lo più video dove vai a fare delle pull sia per te che anche per altre persone, per me quello è contenuto veramente spazzatura. Lo era anni fa, lo è ancora di più oggi. Like probably like the Sinnoh quest in Sumeru and the beginning of Sumeru, really not a fan of the world, really not a fan of the environment, was not a fan of Sumeru at all. And to be honest, I don't regret quitting during that at all, because even going back, I didn't enjoy it even a little bit. Maybe you did. I can't help what you like, you can't help what I like, right? But I remember Tower of Fantasy came out beforehand. Ecco, già il fatto che mi vai a citare Tower of Fantasy, siamo veramente al limite del ridicolo, perché qua adesso ti va a citare una cosina che ti giuro, quando l'ho sentita, perché mi sono visto giusto qualche minutino di questo video, stavo scassando da ridere, perché non ha assolutamente senso. And I think Tower of Fantasy came out kind of around the time of a little bit past Inazuma, and a trailer... Non è vero, perché Tower of Fantasy è uscita poco prima di Sumeru. Quindi non 2021, ma 2022, se non ricordo male. ...was put out, where all of the Fatui Harbingers were being announced. And I remember the first time I ever saw Arlecchino, and I've been stoked for her ever since, because she's one of the coolest looking characters I've ever seen. I was also very motivated because I knew that that release of that trailer was an attempt to be directly competitive with Tower of Fantasy being released, because Tower... Non è così. Tower of Fantasy, whether anybody wants to acknowledge it or not, for a week, it completely overshadowed Genshin Impact until we were... Oh, non è così. Non è così per quale motivo? Perché è stata la moda del momento per 1-2 settimane, semplicemente perché era un gioco nuovo. Tutto qua. Non aveva la qualità per essere un competitor di Genshin Impact, non aveva i contenuti, non aveva il marketing, tant'è vero che copiavano i trailer di Genshin Impact, perché i contenuti che sono arrivati nel gioco erano una scopiazzatura di quello che poi sarebbe arrivato a Sumeru. Ti voglio giusto ricordare che il trailer della 2.0 di Tower of Fantasy era letteralmente un deserto, mezze piramidi e tutto il resto, che era quel contenuto che stava per arrivare su Sumeru. E questo contenuto era stato già pubblicizzato, marketato dopo pochi giorni, poche settimane dell'uscita della 1.0 di Tower of Fantasy. Quindi non è che Tower of Fantasy ha avuto un impatto, ha oscurato Genshin, no. Semplicemente era un gioco nuovo, molte persone si sono interessate, soprattutto creator come questo qua, che cercavano di avere più views seguendo un gioco nuovo, perché c'è questa usanza di dire che Genshin Impact è vecchio, quindi tante persone non ci sono dietro, cosa che non è assolutamente vera, e ne abbiamo già parlato. E quindi quando esce qualcosina di nuovo ti ci devi fiondare su di esso, perché o riesce a tirare fuori del contenuto o questo gioco non ha senso di esistere. Purtroppo Tower of Fantasy non è che non andava bene come creazione di contenuti, ma la qualità del gioco faceva estremamente cagare. Non aveva una trama interessante, i personaggi erano assolutamente dimenticabili, il gacha era fatto alla cazzo di cane e i sistemi all'interno del mondo di gioco erano assolutamente incoerenti con quello che era lo stile del gioco, ovvero un MMO. Non mi puoi dare lo stesso tipo di progressione e esperienza che c'è all'interno di Genshin Impact se il gioco è un MMO. Mi devi dare un incentivo per continuare a giocarci, cosa che non c'era, tant'è vero che quando sono arrivati i primi banner di Tower of Fantasy a nessuno è interessato, perché dicevano: ma scusami, chi cazzo è sta tizia, sto tizio, perché io non l'ho mai visto nella storia, e se li ho visti hanno avuto tre linee di dialogo senza dire chissà che cosa. Quindi Tower of Fantasy non ha oscurato Genshin, era un gioco nuovo, le persone l'hanno giocato, hanno visto che faceva cagare e siamo andati tutti avanti con la nostra vita. Tutto qua. Anche io ci ho giocato per un giorno intero e ho fatto una maratona di tipo 7-8 ore in diretta, non consecutive, però ci avevo giocato pure io. E il gioco faceva cagare. Tutto qua.
tutto qua. Realized well it was a terrible game. Unlucky. And now that game is dead as f- But I remember the first time I ever saw Arlecchino, I was like so stoked to be a Genshin Impact player. And I hold that memory very, very, very fond. Very fondly, because she's beautiful, she looks cool, and I think they did a great job with her kit. But I was reacting to the 4.6 dev live stream, and it's probably the most hyped I've ever been for Genshin Impact, but it kind of just seems like nobody gives a f- And it's strange, because this always seems to happen where when I give a f- about Genshin, nobody else seems to give a f- about Genshin, and then when... Giusto per fare un minimo di fact-checking, non è così. Quando c'è stato lo special program della 4.6, Arlecchino era in tendenza mondiale su Twitter. Ora, so che la gente mi dirà, ma vuoi prendere davvero i dati di Twitter per confermare o smentire qualcosa? No, diciamo che non sono dei dati appunto così tanto accurati. Ma se 150.000 tweet ci sono su un personaggio, o quantomeno su un topic, evidentemente interessano a qualcuno. Forse. C'erano 150.000 tweet quando avevano annunciato il personaggio, ce n'erano altre 80.000 quando sono arrivati i leak. Durante lo special pro non ho visto, ti devo dire la verità, ma so per certo che Arlecchino era in tendenza mondiale. C'erano almeno 230.000 tweet su Genshin Impact, solo su Genshin Impact. Quindi evidentemente qualcuno era interessato, forse. Quindi già tu parti dal presupposto che questo video non ha senso di esistere, perché queste cose non hanno senso, non sono portate avanti da dati, a meno che non porterà dei dati, ma ne dubito. Ho delle belle memorie con Arlecchino che si è vista solo in un teaser. Sì, esatto. Esatto. Ma ti ripeto, Rulco, la discussione che lui ne tira fuori da tutti questi topic sono sempre molto clickbait, capito? Come fai ad avere delle memorie di un personaggio che non si è mai visto? Come fai a giudicare un kit di un personaggio che lo vedi dallo special program? Cosa cazzo ne sai tu del kit del personaggio? Cosa ne puoi sapere dei moltiplicatori nel fatto che può essere un buon DPS o un DPS mediocre? Non lo sai. Quindi devi creare una discussione clickbait. Tutto qua. Nobody gives a... You know what I'm saying? Like, when I like it, they don't like it. When they don't like it, I like it. Which sounds really weird, but I'm talking about a video game here. Che poi... Che poi... Il fatto che ti dice a me piace qualcosa, agli altri no. A me non piace qualcosa, agli altri sì. Questa si chiama megalomania. È una brutta cosa di pensare di essere sempre al centro dell'attenzione di tutti quanti. Non è così. Non è così. Perché se fosse realmente così, adesso il signorino farebbe dei video con milionate di views. Invece non è così, per rendersi ridicolo, guarda che cosa siamo arrivati a fare. Ma continuiamo il video. Yeah, it's just odd, and I'm not seeing really anybody being excited in 4.6. As a matter of fact, I've seen more so negativity for 4.6 than any of the other patches that seem like pretty dead patches. And I'm not saying my community, I mean other content creators don't care. Scusami. Come cazzo fai a dire che la 4.6 non ha contenuti e una patch morta? Ti arriva Remuria, che è una location con una lore incredibile dietro, quindi l'ultima zona di Fontaine, quindi nuova mappa e nuove chest, nuovi puzzle e tutto il resto, world quest, tutto quello che vuoi. C'è un nuovo boss settimanale, quindi vuol dire che la trama andrà avanti, e questo boss è una versione alternativa di un Fatui Harbinger. Ti voglio giusto ricordare Scaramouche, Child, pure quelle erano patch morte forse. E come se questo non bastasse, hai un'altra story quest, la seconda di Saino, e solitamente le seconde story quest dei personaggi sono fatte maledettamente bene. C'è un nuovo personaggio Zetos, che è stato già confermato, c'è un altro personaggio nuovo che è una ragazzina che potrebbe essere un NPC, ma si vede nell'artwork appunto della 4.6, e oltre a questo hai eventi abbastanza interessanti, quello dell'endgame che arriva letteralmente una volta l'anno. Quindi come cazzo mi fai a dire che questa patch è morta? But I looked at the update for 4.6 and maybe I'm missing something. I feel like the patch is going to be pretty good. And this is coming from the guy who shits on everything. You know, like I'm pretty excited for the Arlecchino story quest. Ido getting a story quest might be pretty fun. Who knows? And I love Ido. Now, obviously, I really hate how they still haven't changed his model to like, you know, actually be jacked. He still looks like a little scrawny piece of shit, which I hate. And I also...
Allora, specifichiamo pure qua una cosa. Vado direttamente in gioco perché se no non si capiscono alcune cose. Quando lui dice che il signorino Aratakitto è messo male dal punto di vista del fisico, è perché tutti quanti c'hanno sta roba del fatto: guarda, il signorino Aratakitto c'ha, insomma, i muscoli sulla pancia, però le braccia non sono muscolose. Quello che evidentemente molte persone non capiscono di queste critiche idiote è che il personaggio di Aratakitto è nato per farti ridere. Cioè, è un personaggio che è la parodia di se stesso. Cioè, vuole farti credere che lui sia un personaggio pieno di muscoli, super tosto, che può fare qualsiasi cosa, stra iper mega potente, quando non è così, è semplicemente un ragazzone. Ovvero un teenager un pochino più cresciuto che non ragiona e che si trova sempre in situazioni abbastanza divertenti. Ergo, come fai a trasmettermi questa idea del personaggio che vuole essere chissà che cosa con dei muscoli che sono abbastanza difficili da fare, appunto quelli della pancia, te lo posso assicurare. Poi per il resto non ha chissà che cosa sulle braccia. Cioè è fatto apposta così, non è fatto giusto per... Non è il mio modo per giustificare Oivers, però appunto devi sempre dividere il design di un personaggio dalla sua storia, o quantomeno vedere se ci sono dei collegamenti. E qui ci sono. Quindi perché lamentarsi da Ratakitto quando non ha senso farlo? Non lo so. But yeah, I am wondering genuinely, like, why do people not give a f about this patch? Personally, the WooWah hype has me in a chokehold. Watching the streams and seeing the gameplay for WooWah has me completely uninterested in Genshin. Just my Allora, giusto per specificare, perché siamo arrivati quasi alla metà del video, su questo video di 10 minuti. Io ho detto, guarda, secondo me non porterà dei dati a confermare queste cose. Al momento di dati ce ne sono zero. Impressioni su non si sa dove le ha prese, su qualche parte di Twitter, del web, qualche creator senza fare nomi, senza dire quali sono queste opinioni e soprattutto sul perché le persone non sono eccitate per Arlecchino e perché non dovrebbero pullare questo personaggio. Quindi al momento di dati non ce ne sono. Assolutamente zero. Magicamente però, magicamente, lo stream di Wuthering Waves invece lo ha interessato subito. Per quale motivo? Perché il gioco è nuovo. Ovviamente, cioè, cosa credi? Che noi qua stiamo a giocare a giochi che sono usciti da 4 anni? 4 anni? Tu vuoi giocare a un gioco che è uscito da 4 anni consecutivamente? Parliamo di Wuthering Waves, che è un gioco nuovo. Che forse, voglio mettere le mani avanti, non avrà lo stesso successo di Genshin Impact. Per quale motivo? Perché evidentemente le persone saranno abituate a Genshin e forse non vogliono abbandonarlo. O che ne sai, magari all'inizio, quando uscirà questo gioco, non avrà chissà quale tipo di contenuti. O in ogni caso, seguire più gacha è abbastanza complicato. Figurati, investire dei soldi in più gacha è ancora più complicato. Quindi, ti ripeto, al momento di dati sono zero e di preso quantomeno appunto di cose positive su Wuthering Waves, ce ne sono già abbastanza, senza un valido motivo. My own feelings on it, maybe others feel the same. I will agree. My hype for Wuthering Waves is enormous. Chissà come May mai. 22nd, mark the date, man. I'm gonna be grinding that shit on stream and on YouTube. Like, I'm going to explode both platforms with content and just have a good time. I'm greatly looking forward to Wuthering Waves. Even if it doesn't meet my expectations, I'm just excited for the mere presence of Wuthering Waves because I E certo, capito? Anche se il gioco dovesse far schifo, l'importante è che c'è qualcosa di nuovo che attira le stesse persone che attira Genshin. Per quale motivo? Perché il signorino ha bisogno di quelle persone per ritornare in auge, capito? Vedi qual è il senso di seguire determinati giochi? Non perché ti interessa il gioco a tutti gli effetti, quello è l'ultima cosa che andiamo a pensare. Quello che ti interessa è attirare queste stesse persone che hanno visto queste cagate di video, perché così puoi fare gli stessi contenuti che facevi prima e guadagnare ancora più soldi. Capito qual è il senso di tutto ciò? La qualità del gioco è l'ultima cosa che andiamo a vedere. Però, dato che questo è un contenuto nuovo e viene hypato da queste persone, allora magicamente il contenuto sarà il migliore della vita, o quantomeno gli sviluppatori stessi dovranno farsi carico di tutto questo hype. Quando, se mi permetti, la stream della 1.0 è stata noiosa a morte. Cioè, è stata gestita da un unico sviluppatore che ti ha mostrato poco o nulla su quelli che erano i cambiamenti rispetto alla beta. Per
a me non me ne fotte un cazzo di quello che avete cambiato rispetto alla beta. Presentami il gioco, dimmi che cazzo sto facendo, dimmi quali sono le meccaniche e perché dovrebbe interessarmi seguirlo. Certo che sono importanti i miglioramenti rispetto alla beta, ma se tu hai dato la tua beta a tre persone in croce, io non ho la minima idea di quello che vado a vedere. E l'ho detto nel mio video dove parlavo appunto della stream appunto di Wuthering Waves, mi pare anche in una puntatina del Drama News. Quindi certo che gli sviluppatori ci tengono al loro gioco, ma non è che perché ci sono i creator a seguire loro magicamente c'è chissà quale tipo di attenzione. Andiamo avanti. Only they're actually going to be hard on Wuthering Waves and they're not hard on Genshin because oh my god, what if Ganyu hears me and you know she starts crying on stream, isn't that right Ganyu? I should be the only motherfucker getting praised. You know, and so Aspetta, questo mi ha fatto abbastanza ridere. Una volta tanto mettiamo le mani avanti. Ogni tanto Tecton produce qualche video abbastanza divertente. Dai, questo lo posso dire. Questa parte qua, che magari per qualcuno non significherà nulla, è una critica a un altro creator che si chiama Enviosity. Un creator con una marea di problemi personali che non sto qua a descrivere, dove appunto questo qui si lamentava. Ne abbiamo parlato, mi pare, qualche video fa, qualche mesetto fa, del super dramma dei creators, dove appunto Enviosity parlava male di Tecton perché aveva rovinato la sua carriera del fatto che andava a streamare nelle stesse ore nel quale streamava anche lui. E quindi si era creato tutto sto problema sul fatto che Tecton aveva detto a Enviosity: guarda, ma tu sei uno che va a prendere le erbacce all'interno di Tevat, un mint picker, qualcosa del genere, insomma uno che prende la menta di Genshin. E lui c'era rimasto veramente molto male, aveva criticato in rete, aveva usato la sua ex moglie per fare tutto sto dramma. Ti ripeto, c'è un video dedicato, vattela a vedere. Però addirittura hanno fatto una canzoncina dove riprendono alcune frasi di Enviosity con quelle di Tecton. Dai, questo contenuto fa abbastanza ridere. Questo fa abbastanza ridere. Questo glielo voglio dare, dai. Faccio le mie critiche, ma quando bisogna ridere, sono il primo a ridere. Andiamo avanti. Obviously not everybody is going to be holding Wuthering Waves in that regard, but I know a lot of people are, and certainly social media will be, even though I'll be real, social media doesn't really matter too much, but Lo vedi qual è la cosa che mi fa imbestialire di Tecton? Che da una parte è un coglione, un emerito coglione. Poi però, se lo continui a vedere, quell'unico neurone che c'ha in testa magicamente riesce a partorire dei pensieri che hanno senso. E questa è la cosa che mi dà fastidio di sto tizio. Perché è sia coglione che intelligente. Vedi qua quanto ti dice che i social media non contano così tanto per il successo di un gioco. Ha ragione! È certo che ha ragione. Cosa credi? Che tutti i giocatori di Genshin Impact stanno su Twitter, stanno su Discord, su Facebook, o chi più ne ha più ne mette? Ovviamente no. C'è una larga parte di pubblico che sicuramente avrà accesso a tutti questi social, ma non andranno ad interagire con gli account del gioco o quantomeno non andranno a creare dramma. Quindi capito? Cioè, vedi, un minimo di raziocinio dietro queste opinioni c'è. Purtroppo c'è, perché poi il resto sono cose che non hanno senso. Mannaggia. No, dai, su questo condivido. Man, companies sure do think it does, and it's very nice when we can trick them into listening to us. We're starting to wise up a little bit. We're starting to understand that, hey man, if you want a good game that's complete, just play Honkai Star Rail, and I guess that's what I'm getting. I guess every now and then. Lo vedi come vanno a recitare sempre questi discorsi di merda? Per quale motivo? Perché lui adesso non è più un creator su Genshin Impact, si è spostato su Star Rail. Star Rail è il miglior gioco della vita. Ti danno dottorato gratuito, best personaggio, che non è nemmeno vero. Però lì hai i contenuti. L'endgame è fatto bene, ci sono le quality of life. Sì, il problema però è che il gioco non ha nient'altro da offrire. Ha di fuori di Simulated Universe, di Pure Fiction, Forgotten All e migliorare i personaggi. Non ci sono grandissimi puzzle, l'open world è limitato, non ci sono 300 km di mappa, insomma 300 km di quadrati, qualcosa del genere. Quindi vedi perché mi dà un pochino fastidio questo personaggio, perché per larga parte del video dirà stronzate. Poi c'è quell'unico momento in cui magicamente si accende la lucina nella testa e riesce a partorire qualcosa di sensato. E poi ritorniamo di nuovo a fare paragoni del cazzo. If this is a product of Genshin players one too many times, totally understand. And I also understand that
While everyone else is burnt out because they stuck with the game, I'm going in brand new once again, completely refreshed, when I go back in again for 4.6. Ma che cazzo di senso ha? Ma come completamente nuovo, esperienza nuova? Ma di che cazzo stai parlando? Hai seguito Genshin per 2 anni o 3? Come fai a essere nuovo se sai ogni minima cosa delle meccaniche del gioco e tutto il resto? Lo vedi perché ti dico che alcuni personaggi in rete andrebbero studiati proprio a livello psichiatrico. Cioè, cosa mi devi offrire di nuovo? Se hai magari un account dove ci hai speso appunto 100.000 danari, come minimo. Cioè, solo perché non ci giochi da tanto, allora magicamente mi puoi offrire qualcosina di più. Ma che cazzo mi dovresti offrire? Che il tuo unico contenuto in rete è fare le pull. E oltre il dramma che produci da ormai 2 anni a questa parte e qualche altra cazzata su Star Rail. Non lo so, io mi faccio fin troppe domande. Fin troppe domande. Andiamo avanti. Which I will be doing beforehand and on release day, which I am still excited about. But it was just a strange feeling. I did actually the same, TBH. I think people were much more hyped for Chiori than Arlecchino, which is weird. Yeah. Like, and come fai a dire queste cose? Che le persone hanno più hype per Chiori rispetto ad Arlecchino? Cioè, io veramente alcune volte mi domando come fai a partorire idee di questo tipo. Cioè, proprio non riesco a capire tutto ciò. Cioè, Chiori è un bel personaggio, ma non la puoi mettere sullo stesso piano di Arlecchino. Cioè, dai, Chiori si è vista in una pacina così minima e poi è arrivata. Arlecchino la conosciamo da quasi 2 anni ormai. Cioè, scusami. Arlecchino's story quest, I feel like is gonna be dope. Now, I don't get why it's not an Archon quest, because she's a pretty damn important character. But... Per quale motivo non è un Archon quest la story quest di Arlecchino? Perché nell'Archon Quest c'è il viaggio del Traveler. Le story quest che sono importanti non vengono ritenute parte di trama principale da ricollegare appunto all'Archon Quest. È una scelta di HoYoverse. La vogliamo criticare, ma sinceramente chi cazzo se ne frega? Fin tanto che una trama è principale o è importante, che sia una World Quest, Story Quest o Archon Quest, chi se ne frega? Cioè, giusto per fare un esempio, vorresti dirmi che la World Quest che c'è nell'isola di Inazuma, che sarebbe essenzialmente quella là nella parte finale della mappa, ovvero quella di Tsurumi Island. Aspetta, eccola qua. Sì, l'isola di Tsurumi. Cioè, la World Quest di Rui, mi pare che si chiamava quel bimbetto, quella parte di trama non è interessante, cioè non è principale, no? Oppure tutta la World Quest che c'è a Sumeru per quanto riguarda Jet che arriva all'Oasi Eterna. Quella non è importante? No? Oppure vogliamo parlare di cose un pochino più recenti? La quest del Narizan Croix, quella lì non è importante? Dove ti mettono letteralmente delle cose su schermo, insomma, delle location particolari. Non sono importanti queste qua? Va bene. Same old events, the main parts of the patch is the character, boss, and character story, not Archon Quest. It'll be enjoyable the first few days, honestly, but it'll be dry soon after. I mean, but the thing is, though, is that that's every patch of Genshin. Name me a single patch that's not like a 2.0, a 3.0, a 4.0 that actually lasts longer than 2-3 days. That's kind of... Sì, ho capito, ma è una critica del cazzo questa qua. Come fai a dirmi che un contenuto ti dura massimo 2 o 3 giorni se tu al giorno d'uscita, dopo neanche un minuto che è disponibile nel server ufficiale, ti bruci qualsiasi cosa? Io l'Archon Quest non me la brucio in un giorno per farci il video dopo 24 ore e dire cazzate. Non lo faccio questo, assolutamente no. Quindi il contenuto che ti fanno uscire gli sviluppatori è anche pensato per essere diluito in più giorni. Se tu ti bruci tutto perché non sai che cazzo fare o che cosa dire sul gioco per fare contenuti nuovi, il problema non è del gioco, ce l'hai tu il problema. Perché è così, Cioè, non puoi venirmi a dire che ti vai a mangiare 8-10 ore di Archon Quest per parlarne subito e dire stupidaggine, ma che sia l'Archon Quest come gli eventi, le story quest, i puzzle, insomma l'esplorazione. Cioè, un contenuto ha una durata, se tu te la bruci tutta, non ti puoi venire a lamentare che poi è finito tutto, No, ma per me non ha senso. Per me non ha senso. Game's gonna be awesome, content's gonna be awesome. Dude, the streams are gonna be... No, I'm going to connect that community, highlight a bunch of new smaller content creators. I can't wait. It's going to be good. And then even more so,
I get to take the money that I'm getting and give it to my viewers. And then I get to give my viewers money, and then they get to summon, and then I get to make content out of their summons, and it might just be a jolly good time. Vabbè, direi di concludere qua, perché ti ha spiegato quello che è il suo iter. Lui va a spendere dei soldi per fare dei contenuti, altri soldi li va a dare ai suoi spettatori, così loro andranno a registrare le proprie pool e lui farà altri video per generare altri soldi. Che, permettimi, certo che se hai milionate di dollari ti puoi permettere di fare anche questo genere di cose, però non ci siamo. È certo che non ci siamo, questo non è un contenuto, a mio modo di vedere, valido, e l'interesse che le persone hanno nei tuoi confronti viene dal fatto che tu regali dei soldi, ok? Giusto per citare un altro youtuber che è ormai diventato il più seguito sul web, c'è il signorino Mr. Beast, alcune volte fa dei video dove va a regalare migliaia e migliaia o centinaia di migliaia di dollari alle persone. Certo che poi puoi fare il contenuto più pazzoide che c'è sul web, clickbait anche per diverse occasioni. Cioè, capito? L'interesse dello spettatore non è per la tua opinione, non è per il fatto che vai a offrire qualcosina di originale, che poi originale non è nemmeno, ma semplicemente perché tu hai la possibilità di avere così tanti soldi che li vai a dare a persone randomiche, e quindi le persone ti vedono non come un creatore di contenuti, ma come una lotteria di contenuti, dove in base a come tu interagisci all'interno di quel video o qualcosa che va a produrre questo creator, potresti averne un tornaconto tuo, che in realtà non è tuo, perché tu sei legato a un servizio, quantomeno insomma quello che deve fare un creator, e basta, quantomeno un gacha. Quindi insomma non è il massimo, se mi permetti. E giusto per concludere questo discorso, prima di leggere qualche commentino abbastanza interessante, dato che lui non ha portato alcun tipo di dato per questa sua discussione, che ti ripeto è estremamente clickbait, ora te lo porta sottoscritto qualche dato, andando a riprendere questo tweet di HXG di Luke, ovvero uno dei leaker di Genshin Impact, perché sono andati a fare praticamente un sondaggio nella community cinese appunto di Genshin Impact, e su un numero abbastanza alto di persone, ovvero 75.000 utenti, hanno appunto chiesto alle persone che cosa andrete a pullare nella 4.6. Ora, se ci fai caso, le percentuali vanno sopra il 100%, semplicemente perché appunto le persone potevano scegliere più cose, no? Tra Arlecchino, la sua arma e tutto il resto. Però ti basta pensare che appunto su 75.000 persone il 50% vuole pullare Arlecchino e il 20% vuole pullare anche la sua arma. Se questo non è indicativo del fatto che il personaggio è al centro di una marea di contenuti sul web, che è in tendenza, che tutti non vedono l'ora che esca il personaggio, non lo so come mi fai a dire o giustificare in una discussione clickbait che molte persone non sono interessate ad Arlecchino e alla patch 4.6. Non ne ho idea, però viva i video stupidi, perché di questo stiamo parlando, nonostante qualche minima cosa sensata c'è. Le dirette saranno talmente belle che il gioco lo abbandoneranno dopo qualche giorno. Questo non lo so, Rulco, ma c'è il rischio che accada così, perché non tutti i giochi riescono a generare interesse che ha Genshin Impact dietro. E non tutte le persone sono così tanto pronte a generare delle discussioni sul gioco. Quindi se tu ti metti a giocarlo e le persone si annoiano, non sto dicendo che accadrà questo, però metti caso che dovesse accadere anche questo, tutti quei piani che si è fatto andrebbero in malora. Tecton è tipo quello studente con la media del 5, dice tantissime cazzate, ma anche forse, qualcosa di giusto. E beh, ultimamente è iniziato il piagnisteo verso MiHoYo con l'annesso leccaggio di culo a Wuthering Waves, che non è nemmeno uscito. Settimana prossima saranno già tutti lì a giocare, e pure la Arlecchino sarà scordata di tutti. Probabilmente sì, Jans. Io mi ricordo che paragonando gli incassi di Star Rail e Genshin inventava qualunque scusa possibile per giustificare come Star Rail stesse facendo di meno, scuse che non esistevano per Genshin quando faceva di meno, vagliela a spiegare che come Penacolo sia un contenuto di punta, mentre la 4.5 è una patch più fila del solito. Esatto, però queste cose le scopriamo noi, Rulco.